A 10 giorni dall'inizio del campionato di Lega Pro, la Salernitana ha un nuovo allenatore. Leonardo Menichini subentra. Mario Somma dimessosi domenica sera dopo una sfuriata con il presidente Lotito e il direttore sportivo Fabiani per alcune divergenze di vedute sul mercato e su alcuni giocatori. L'allontanamento di Somma, beniamino della tifoseria salernitana, aveva subito fatto scattare una vasta protesta sui social network da parte di migliaia di tifosi che avevano minacciato di non fare l'abbonamento, contestando l'operato del presidente Lotito. In questo clima di tensione è arrivata immediatamente la nomina del nuovo allenatore. Leonardo Menichini, storico ex vice di Carlo Mazzone, arriva dal Pisa. Non sono venuto a svernare, sono venuto a fare il mio lavoro con la passione, con la determinazione e con l'entusiasmo che mi contraddistingue e che mi ha sempre contraddistinto. Quando avrò perso questo entusiasmo non vengo. Avevo un contratto a Pisa, sono venuto qua, ero confermato a Pisa, sono venuto via per motivi miei. Quindi non sono venuto a elemosinare un contratto, sono venuto perché credo in un certo tipo di lavoro. È già un'ottima squadra e quando sono venuto mi è stato promesso che arriveranno altri rinforzi importanti. È chiaro che dispiace a tutti quando un collega va via, e soprattutto però non conosco le situazioni, quindi non voglio entrare nel merito. Campionato difficilissimo, girone difficilissimo, credo che sia il girone più difficile in assoluto di tutta la Lega Pro, soprattutto sotto il profilo ambientale. Ci sono delle partite dove veramente bisogna saper gestire le situazioni, i nervi, ci sarà battaglia, ci sarà veramente battaglia e quindi in questo tipo di discorso dobbiamo essere pronti a controbattere colpo su colpo, perché come sapete affrontare la Salernitana e batterla è la partita dell'anno per tutti. Noi dobbiamo sapere questo e dobbiamo prepararci al meglio.